Grazie.
Se stiamo vincendolo, se perdendolo, no, in caso di sconfitta sei comunque veramente fra le prime quattro ancora, forse. Ma vincendo sei fra le prime tre. Sì, perché hanno possibilità, hanno messo per dire questo di vantaggio, poi devono andare a Fabriano che dura, insomma. Vediamo. Se vincono a Fabriano arrivano anche secondi. Thank you.
Mi dai go, dai. Folletto. Amici del Grande Basket, la più cordiale buonasera da Riccardo Giuntini, diretto dal Pala Goldoni di Vicenza. Settima giornata, al netto delle molte gare da recuperare, della fase a orologio della Serie B Girone C. E la sfida è quella tra la Tramarossa Vicenza, che arriva da 6 vittorie consecutive, grande forma per la squadra biancorossa, 6 vittorie che hanno lanciato il quintetto berico in vetta alla classifica assieme a Cividale, e di fronte l'Aurora Iesi, anch'essa in corsa per un posto ai playoff. Lo score dice per Vicenza: primo posto in classifica, 28 punti, 14 vinte, 4 perse. Per Iesi, 18 punti in graduatoria, con frutto di 9 vittorie e 10 sconfitte. Tra l'altro, dall'info settimanale di mercoledì le due squadre arrivano con risultati diametralmente opposti. Vicenza ha vinto appunto a Civitanova, soffrendo nel finale ma meritando a pieno la vittoria, successo esterno, quindi vittoria contro comunque la non facile Civitanova, che si è battuta fino all'ultimo, mentre Iesi è caduta in casa, ha perso il derby con una Senigallia in gran forma, quindi voglia di riscattarsi da parte della formazione marchigiana. Le squadre sono sul parquet pronte per iniziare le ostilità. Vediamo subito i quintetti in campo, mentre gli arbitri sono baresi, arrivano dalla Puglia entrambi, sono il signor Nonna, primo arbitro di Casa Massima, e Acella di Corato Bari, pronti per il via di questa ennesima sfida di campionato, di regular season del campionato di Serie B. Scodellata la prima palla, è subito di Vicenza, anzi ci mette una pezza subito, già che è rimessa Tramarossa Vicenza. Allora, per dovere d'ospitalità, cominciamo con il quintetto ospite, formato da Ferraro, Quarisa, capitano, Giacchè, Valentini e Magrini. Queste le prime scelte di Marcello Ghizzinardi per Iesi, mentre la Tramarossa Vicenza, che perde palla con Corralla,
E in campo appunto con il capitano Diego Corral, Hidalgo, Bastone, Cellivani, e dall'inizio anche torna Alfonso Zampogna, playmaker biancorosso, autore di una tripla glaciale di capitale importanza nella gara di Civitanova nel finale convulso, concitato, che comunque ha premiato la trama rossa Vicenza, che è andata in fuga da subito con il 24-11 iniziale, di fatto poi non è stata più riassuffata dall'avversario. Intanto è stato un tiro sbagliato da Iesi e sul capovolgimento di fronte è la trama rossa Vicenza che guadagna una rimessa. Dopo 40 secondi di gioco nel corso del primo periodo siamo ancora fermi sullo 0-0, gara appena iniziata. Rimessa effettuata da Hidalgo, palla per Cernivani, può vedere Zampogna, la tiene Bastone che va fino in fondo, appoggia la palla al tabellone, non è fortunato, il rimbalzo è catturato dalla formazione Iesina in scuro e sul capovolgimento di fronte c'è un fallo fischiato a Cernivani con il giocatore di Iesi che va in lunetta con i tiri liberi, fallo in regime di tiro subito da Magrini, quindi tiri liberi per la formazione ospite dopo circa un minuto di gioco nel corso di questo primo periodo. Sempre 0-0, vediamo se si riesce a rompere il ghiaccio. No, non è così, Magrini sbaglia il primo personale. Secondo tentativo per lui. Un po' freddo in questo inizio, qualche errore di troppo, bisogna ancora evidentemente prendere confidenza con il pallone. L'avversario buono secondo di Magrini, quindi primo punto della partita firmato proprio dall'esterno di Iesi, con un accenno di pressing da parte della squadra marchigiana che quasi la recupera. Poi è Hidalgo che va fino in fondo, appoggia la palla al ferro, porta, altro errore da parte di Vicenza, con pallone recuperato dai giocatori ospiti che ci provano dalla grande distanza, con la conclusione da tre fallita da Giacchè, tentativo che va a vuoto, rimbalzo di Corral. Hidalgo subisce fallo sulla penetrazione, non c'è canestro, quindi fallo chiamato alla difesa ospite, con Hidalgo che si rammarica perché poteva essere una possibile azione da tre punti per Vicenza, con canestro buono e tiro libero. Si deve accontentare due personali per rompere il ghiaccio la tramarossa Vicenza, con il giocatore che arriva da Giulianova. Buono primo, quindi primo punto della serata, tramarossa è firmato da Hidalgo che realizza anche il secondo, quindi 2-1 Vicenza, è rimessa Iesi, non ancora effettuati i cambi da parte di due coach di vaglia, due allenatori importanti, Ciocca per Vicenza e Gizzinardi per Iesi, tra i migliori della categoria indubbiamente. Attacco di Iesi, palla canestro per Giacchè, la conclusione fuori, l'errore da parte di Valentini, quindi ancora opportunità per Vicenza, taglia in due la difesa di Iesi, penetra nel cuore la difesa iesina Hidalgo che segna il canestro che porta Vicenza sul più 3-4-1 e poi sul capovolgimento di fronte si addormenta per un attimo la retroguardia vicentina, che concede quindi un'opportunità a Giacchè che però non riesce a trovare il canestro anche perché fermato fallosamente, quindi questo è il motivo per cui l'esterno giocatore di Iesi si porta in lunetta per altri tiri liberi per la sua squadra. Buono il primo, 7:50 alla fine del primo quarto, che era iniziato un po' in sordina a differenza delle precedenti esibizioni qui alla Pala Goldoni, quella con, mi riferisco a quella con Montegranaro ad esempio, anche quella con Ancona di sabato scorso. Ancora pressing alto per Iesi, Zampogna riesce a conservare il pallone, lo dà Hidalgo, poi forse pensa per un attimo al tiro Corral che invece poi decide di giocare, la palla è sotto per Bastone che viene contrastato efficacemente dal difensore di Iesi,
che gli porta via la palla, naturalmente l'ultimo tocco del difensore marchigiano, quindi la rimessa per la trama rossa Vicenza in zona d'attacco con servizio per Bastone, trova lo spazio, va fino in fondo, ottima l'intuizione di Cernivani che va fino in fondo, trova lo spazio per penetrare, mette a segno i primi due punti della serata, i primi due punti personali. Siamo sul 6-3 per Vicenza con l'attacco di Iesi, la palla scaricata in angolo, ci prova dalla grande distanza, ancora un tiro sbagliato, un tentativo che non va a segno per Valentini. Pronta la difesa vicentina a recuperare la palla. Lob di Bastone per Corral che si gira molto bene, è difficilmente ordinabile, marcabile da quella posizione Corral, se non spendendo un fallo gli avversari decidono di non rischiare, e Corral da sotto si gira e trova i due punti dell'8-3. Trama rossa con la risposta pronta da parte di Jacquet che trova la tripla che riporta a meno 2 la formazione ospite, 8-6 per la trama rossa Vicenza, tripla quindi la prima della serata per Iesi, con ora Zampogna che dal versante opposto ci prova, errore, rimbalzo catturato dalla squadra ospite, capitano Quarisa che finta, poi si gira e trova il canestro da sotto della parità 8-8, comincia a scaldarsi la partita, cominciano a fare sul serio le squadre in campo. Zampogna per Bastone, posizione frontale, Bastone induce in palleggio, poi ancora Zampogna, lo scarico in angolo, la finta di Cernivani che trova lo spazio e mette altri due punti Stefano Cernivani per il più 2 Vicenza, 10-8, 5-34 alla conclusione del primo periodo qui al Palagonolo di Vicenza, con attacco Iesi, passaggio consegnato per Jacquet da parte di Magrini, poi è Ferraro che si fa vedere, la difesa di Vicenza mette qualche pressione all'attacco di Iesi che non trova infatti un buon tiro commettendo errore, poi la palla è persa da Cernivani che propizia il contropiede di Iesi che va a segnare, nonostante l'opposizione di Zampogna, trova il canestro da 2 da sotto Magrini, 10 pari, Iesi non ci sta ad andare sotto, e ancora una volta grande gioco a 2, Zampogna Bastone con conclusione vincente da sotto di Bastone, sfrutta un'indecisione della difesa ospite, la trama rossa Vicenza che trova nuovamente il vantaggio sulla più 2. E la mobilità della retroguardia biancorossa annebbia per un attimo l'idea, la formazione marchigiana che perde palla in attacco, regalando quindi la rimessa a Vicenza. 4-32 al termine del primo quarto, effettuata da Zampogna, non ancora cambi per Vicenza, evidentemente ciò che è contento del quintetto che ha iniziato la gara. Quindi sempre Hidalgo, Zampogna, Corral, Bastone e Cernivani per Vicenza, con rimessa a favore della trama rossa sotto la nostra postazione. Se ne incarica Cernivani, Corral non esita a tirare da 3 punti, tentativo dalla grande distanza, posizione frontale, l'errore, rimbalzo Iesi. Magrini, passaggio consegnato di Ferraro, ancora un altro consegnato per Jacquet che si arresta per il tiro, è buona la mano di Jacquet che trova spazio a un tiro aperto, una tripla che porta ieri sul più 1, 13-12, tripla aperta, trova spazio intelligentemente, Jacquet ci prova, c'era già riuscito prima, perché non riprovarci, ora sulla incursione di Vicenza c'è il piede di Ferraro e naturalmente la palla oltre la linea laterale, la rimessa per la trama rossa Vicenza, ancora Cernivani ad effettuarla, ...3:47 da giocare, più 1 Iesi, ma possesso trama rossa,
un bastone, lo scarico per Hidalgo, serie di finte, poi fuori per il tentativo da due punti vincente da parte di Diego Corral, grande protagonista, trascinatore, capitano a Civitanova mercoledì sera, miglior marcatore con 19 punti, mette i due punti del più uno trama rossa, viene di due triplicato Quarisa, il lungo di Iesi che poi insiste, si fa restituire il pallone, poi è Valentini, lo scarico per il tentativo da tre, ancora una volta Giacchè, caldissimo Giacchè, numero 15 di Iesi, mette la terza tripla, mano rovente sul capogiratore di fronte Cernivani che trova il canestro della parità 16-16. Era molto in equilibrio, come era stato d'altra parte il primo quarto di sabato scorso tra Tramarossa Vicenza e Luciano Mosconi Ancona, consegnato per Magrini. Pallacanestro, conclusione non fortunata per Ferraro, che trova solamente il ferro. E sulla incursione di bastone, lo stesso bastone va a testare la linea con un piede, quindi palla persa in attacco da Vicenza che opera i primi cambi dentro Petracca e Chiti per Bastone e Cernivani, quindi continuano la loro gara Hidalgo, Corral e Zampogna per quel che riguarda naturalmente la formazione vicentina. Sul 16 pari, 2-16 alla fine del primo periodo. Attacco ancora con Giacchè, Giacchè già tre triple per lui nel corso del primo quarto, ancora un tentativo da fuori, questa volta non è Giacchè, l'errore è del tiratore di Ferraro, palla recuperata lestissima la Tramarossa Vicenza che va a realizzare grazie alla sua transizione offensiva con Hidalgo da sotto il più 2, 18-16, 1-54 al termine del primo periodo. Attacco Iesi ora con Giacchè in palleggio, Magrini tutto chiuso da quella parte, poi è ancora Giacchè da posizione proibitiva, trova una tripla straordinaria da posizione frontale lontanissimo dall'arco, mette la quarta tripla, letteralmente scatenato in serata di grazia Giacchè. Poi sul capovolgimento di fronte Zampogna che trova i due punti per la Tramarossa Vicenza che si riporta a meno uno. Attacco Iesi, palla canestro, portano via la palla i giocatori di Vicenza al capitano Quarisa, poi grande azione conclusa da sotto da parte di Corral con la Vicenza che torna avanti di tre lunghezze 22-19 con conclusione da fuori ancora Giacchè che mette la quinta tripla, non crede ai suoi occhi Giacchè mette l'ennesima tripla, 5 in un quarto, non è poco, anzi per questo esterno di Iesi che sta tenendo letteralmente in partita la propria squadra con il fallo ai danni di Shaq Hidalgo, difficilmente marcabile in quella posizione, tiri liberi per la Tramarossa Vicenza sul 22 pari, ormai scampoli di primo periodo, 27 secondi da giocare con Giacchè, 5 su 7 da 3 e 17 punti segnati e non è ancora finito il primo periodo. Intanto Hidalgo va a trasformare il primo personale, non c'è secondo, qualche brivido, quindi si resta su più uno Vicenza, si va verso la conclusione del primo periodo con 20 secondi da giocare, c'è una discrepanza di 3 secondi fra i due cronometri, fallo a metà campo di Zampogna nei confronti di proprio di Giacchè, secondo fallo per Alfonso Zampogna,
non c'è bonus, quindi si riprende con la rimessa, ma c'è anche un cambio chiesto da Toc, entra avvicinamento tra play, entra De Marchi al posto proprio di Zampogna. Tredici secondi e mezzo alla fine del primo quarto. Magrini in palleggio, indugia, subisce fallo da parte di Piccoli. Con Vicenza che nuovamente deve osservare una rimessa da parte dei giocatori avversari che hanno in campo ora anche Giampieri con numero 59. Giampieri alla rimessa, palla servita al capitano Quarisa che prova una conclusione che è fuori misura, poi sul rimbalzo Petracca va a pestare la linea di fondo, ma suona anche la sirena, la prima sirena, quella del decimo minuto sul 23-22, quindi gran equilibrio dopo questo primo quarto tra Tramarossa Vicenza e le supporter Iesi, sfida per la penultima giornata della fase orologio del campionato di Serie D Girone C. Vediamo un po' di numeri, primi numeri della contesa. Questo primo periodo che si chiude con la Tramarossa Vicenza avanti di una lunghezza e con un ispiratissimo Giacchè nelle file iesine. Per la Tramarossa abbiamo i 7 punti di Hidalgo e 2 di Bastone. I 6 di Diego Corral, 6 anche per Cernivani, 2 per Zampogna, con 10 su 12 da 2, 0 su 2 da 3, non ancora segnato da 3 punti, la squadra vicentina 3 su 4 ai tiri liberi, questi sono naturalmente i numeri di squadra. Per Iesi sono 17 per Giacchè con 5 su 7 dall'arco, 5 su 7 dall'arco e 2 su 2 ai tiri liberi, poi 2 punti di Quarisa, 3 di Magrini. Con 2 su 4 da 2, 5 su 11 da 3, 3 su 4 tiri liberi per la formazione ospite, quindi l'unico giocatore in doppia cifra e alla grande, devo dire, fino a questo momento, perché 17 punti dopo un primo quarto sono tantissimi. L'unico giocatore in doppia cifra della contesa fino a questo momento è solo Giacchè. 17 punti realizzati sui 22 di squadra, questo dato indicativo che deve far molto riflettere anche naturalmente l'allenatore e i compagni. Evidentemente Iesi ha bisogno di punti anche dalle mani di molti altri giocatori. Per riprendere il gioco con la rimessa a favore dei giocatori ospiti. 23-22 Tramarossa, primo attacco Iesi con pallone servito nelle mani di Ferraro, poi partecipa al gioco anche Cocco, conclusione da parte di Magrini, corta telefonata, niente da fare, non riesce a tenere la palla in campo il lungo di Iesi, appunto Cocco, e il pallone quindi è sul fondo per la rimessa a favore della Tramarossa. Rapidissimo De Marchi, però vanifica tutto Chiti che non riesce a tenere il pallone entro il rettangolo, quindi ingenuità e palla persa, rimessa per quintetto marchigiano. Chiti determinante mercoledì sera a Civitanova con quell'inizio 13 punti e subito al lungo decisivo poi alla fine per Vicenza, con una gran palla recuperata dalla difesa vicentina. Hidalgo fuori, Zampogna si prova dall'arco, palla sul primo ferro, non c'è rimbalzo, recupero da parte della difesa di Iesi che si fa valere dal punto di vista fisico. Passaggio consegnato di Magrini per Cocco, poi partecipa all'azione
Giampieri, ma il fallo è fischiato alla difesa biancorossa. Cambio Iesi dentro Mentonelli, fuori Magrini. Si tratta di Simone Mentonelli, c'è anche Gabriele, attribuzione del tecnico Iesino. Giro palla Iesi con la palla servita nelle mani di Giampieri che va fino in fondo, conclusione semiacrobatica, errore. La pressione, la difesa di Vicenza induce Giampieri a un tiro non buono. Hidalgo, infrazione di passi, c'è il contrasto con il diretto avversario, con proprio ne è entrato Mentonelli e muove piede perno Hidalgo, quindi si aspettava un fallo a dire il vero, ma invece l'arbitro fischia secondo me giustamente l'infrazione di passi, cosa che permette a Iesi di riproporsi con quasi due minuti nel corso del secondo periodo. Non si è ancora segnato in questo secondo quarto, sul 23-22 sempre per Vicenza. Prova l'anticipo De Marchi, poi la palla servita sotto misura per Mentonelli, ma scadono i 24 secondi. Quindi ancora una volta la pressione difensiva vicentina alla meglio. Non riesce a concludere l'azione nei 24 Iesi, quindi buona la difesa vicentina che recupera il pallone. Consegnato di Chiti per De Marchi, che vede Hidalgo. Hidalgo in palleggio. Conclusione sotto misura, errore da parte di Petrarca che si va a prendere il rimbalzo addirittura. Poi Hidalgo va fino in fondo, palla sul tabellone. Rimbalzo Iesi, Giacchè in palleggio. Giacchè 17 punti a suo attivo in questo inizio di gara. Ha bisogno di altri punti, naturalmente la formazione ospite, ma non ci sono perché Giampieri si alza dall'arco ma non trova i tre punti e quindi è pronta la difesa vicentina a recuperare il pallone. Petrarca alla schiacciata per Marcello Piccoli che va dentro di forza, usa molto bene il fisico. Piccoli trova il canestro ma soprattutto il fallo del difensore, quindi canestro convalidato, tiro libero con quindi possibilità di gioco da tre punti per lui. Sei e 59 al termine del primo tempo, 6.59 all'intervallo lungo di questa sfida molto equilibrata. Vicenza sul più 3, 25-22. Buono il personale di Piccoli, quindi mette a segno il gioco a tre punti. Sono anche i primi tre punti del secondo quarto, dopo quasi tre minuti di gioco. 26 Vicenza, 22 Iesi, più 4 per la trama rossa. Passaggio consegnato di Cocco per Giacchè. Contatto fra Quarisa e Petrarca, Quarisa trova lo spazio per il tiro ma sbaglia. Vicenza con palla di Cernivani per Piccoli, Cernivani dall'angolo, non c'è la conclusione, ha cercato un buon tiro, un tiro preparato. Non è fortunato Stefano Cernivani. 6-14 alla fine del primo tempo, si resta sul 26-22 per Vicenza con ancora un tentativo dalla grande distanza, corto per Ferraro, poi sul rimbalzo c'è un braccio di un giocatore di Iesi, questa è la decisione arbitrale che permette a Vicenza di beneficiare della rimessa. Cambio, rientra capitano Quarisa, fuori Cocco. Quindi avvicinamento fra lunghi per la squadra ospite. 6 minuti al termine. Cernivani, lo scarico per la conclusione fuori da due punti, errore ancora non preciso dalla grande distanza la trama rossa Vicenza.
poi vedremo un attimo, con un attimo di calma, anche la classifica per le prime posizioni, per spiegare per quale motivo Vicenza, vincendo questa sera, potrebbe chiudere la regular season fra le prime tre delle girone C, ma la gara naturalmente è da vincere, ancora molto molto lunga e equilibrata. Vicenza, ancora un tentativo a vuoto per Ferraro, e sul capovolgimento di fronte Chiti penetra nel cuore di Iesi, nella difesa iesina, va a trovare il canestro del più 6, Vicenza 28-22 per la trama rossa, che quindi prova la prima vera fuga della serata. Gara fino a questo momento molto equilibrata, si porta sul più 6 mettendo qualche punticino tra sé gli avversari, ma la partita naturalmente deve esprimere ancora più di 25 minuti. Comunque dà un segnale concreto, tangibile, la trama rossa Vicenza che si porta sul più 6, 28-22. A proprio favore, lo dicevo, della classifica del girone C, con la trama rossa Vicenza che è al comando con Cividale a quota 28, però ha giocato una partita in meno rispetto ai friulani, quindi per Vicenza una gara in meno rispetto alla, a Cividale. Poi al terzo e quarto posto, due punti dietro a quota 26, ci sono Fabriano, che ha giocato appena 16 partite per problemi di Covid, domani tornerà in campo dopo quasi un mese la formazione marchigiana a Mestre, quindi 6 partite ancora tantissime da giocare. Tra l'altro dovrà far proprio visita a Fabriano, tra Marosso e Vicenza, nell'ultima giornata, quella che diventa l'ultima giornata di fatto del 4 maggio, con 16 gare Fabriano, 2 punti meno, mentre San Vendemiano ha un'ottima classifica, a 26 punti appaiata a Fabriano, ma ha già giocato 20 gare, quindi ne restano solamente due, una fra parentesi questa sera, quindi è molto vicina alla fine la regular season di San Vendemiano, che dovrà difendere a questo punto, io credo, il quarto posto dagli assalti di Roseto. Fra l'altro vittoria proprio colta nell'infrasettimanale a Roseto da parte di San Vendemiano, importantissima, determinante per la formazione di Coach Mian, che permette proprio ai trevigiani di allungare nei confronti della quinta posizione. Ricordiamo quanto importanti siano le prime quattro posizioni, perché si va a giocare gara 1 e gara 2 già ai quarti di finale, con il vantaggio del fattore campo non è cosa certo da poco. Ricordo che i playoff inizieranno il 16 maggio, sono slittati di una settimana, era in previsione il 9 maggio come inizio della post season, poi il Covid ha fatto la sua, quindi a causa dei molti recuperi inizio ritardato, comunque l'importante è che si facciano, ovviamente 16 maggio e 18 gara 1 e gara 2, con le prime, le 4 che giocheranno in casa. Si incrocia fra l'altro quest'anno, cosa molto particolare per Vicenza, inserita nel girone C, le squadre del girone D, quelle di Lazio, Campania, Puglia e Calabria, tanto per intenderci, e quindi poi gara 3 che non si sa naturalmente ancora contro chi sarà, ma per Vicenza rappresenterà una trasferta molto lunga. Comunque, al di là di questa parentesi, dicevo appunto, Vicenza prima in classifica con Cividale, ancora 4 gare da giocare, compresa questa, e quindi cercherà di allungare, mentre Quarisa da sotto ed esperienza, anzi scusatemi, Ferraro. No, scusate, era proprio Quarisa, chiedo scusa, ho confuso l'1 con l'11 per un attimo, chiedo scusa. Va a trovare quindi Quarisa i due punti, ma la replica di Cernivani per Vicenza è prontissima. Quindi Tramarossa che proverà a vincere questa gara per chiudere in casa la regular season, poi le tre trasferte terribili in 5 giorni di fila, quasi tutto un fiato, Roseto, Giulianova e Fabriano, con questo calendario un po' sconvolto, rivoluzionato, modificato in virtù del Covid. Intanto c'è il fallo che si va a conquistare sotto il canestro avversario, ancora Quarise, che comincia a entrare in partita, a scaldare la mano. 30-24, ancora più 6 tra Marossa e Vicenza. Tiro libero, primo errore. Non c'è il primo tiro libero per il pivot marchigiano. Ancora giocatore iesino, dalla lunetta prova e trova il secondo almeno,
30-25, 4-33 alla conclusione di un secondo periodo nel quale si è segnato pochissimo. Attacco Vicenza. De Marchi, lo scarico per la conclusione vincente da due punti da parte di Piccoli. Trova altri due punti importanti dopo l'azione da tre che ha messo assieme le prime battute del secondo periodo, e poi da tre punti, conclusione vincente. Mette la tripla Ferraro per Iesi, quindi Iesi torna a meno 4, 32-28 per Vicenza con De Marchi. Non esita a tirare Chiti da tre punti, secondo ferro, grande rimbalzo offensivo da parte di Petrac che fa tutto benissimo, meno la conclusione da sotto che sbaglia piuttosto banalmente, e quindi concede il recupero alla formazione ospite e cerca di distribuire un po' meglio i punti rispetto a quanto è stato nel corso del primo quarto. Quarisa volitivo, recupera palla, si gira molto bene, trova un canestro da due punti che permette a Iesi di tornare a meno 2 sul 32-30. Residici alla pausa lunga, attacco Vicenza. Cernivani, arresto e tiro, non c'è, si va al rimbalzo, la palla è fuori, ultimo tocco di Chiti, quindi la rimessa è per Iesi. Prima i cambi, però rientra Corral al posto di Petrac, questa è la mossa di Vicenza, mentre è fuori Giacchè per la formazione iesina, al suo posto Valentini. Con Iesi che ha la palla del possibile pareggio, può impattare, ora c'è Valentini che penetra nel cuore di difesa vicentina e subisce fallo, finisce letteralmente per le terre con rimessa Iesi. Naturalmente non c'è ancora bonus neanche in questo secondo periodo fino a questo momento, quindi gara molto corretta. 3 minuti esatti alla pausa lunga, con Vicenza avanti due lunghezze, 32-30 per la formazione di Cece Ciocca, con la rimessa effettuata a beneficio della conclusione dei tre punti di Ferraro che sgancia la tripla del più uno. Iesi, quindi Iesi sorpassa, mette la freccia, sorpassa 33-32 con questa tripla sganciata da Ferraro. Poi sul capovolgimento di fronte si pensa a Chiti a riportare avanti la tramarossa Vicenza, poi non riesce il taglio di Giampieri. Quindi palla persa per la tramarossa, per la formazione di Iesi, scusatemi, la tramarossa che riprende, anzi a manovrare con Cernivani. Cernivani, conclusione con una selva di braccia davanti, esperienza di Cernivani, trova il canestro, alza la parabola al punto giusto per provare a baciare il fondo della lettina. E poi sul capovolgimento di fronte si prova dall'angolo, la squadra ospite questa volta c'è l'errore dall'arco, dall'angolo per la formazione di coach Ghizzinardi che mantiene il pallone. Sono ancora 2 secondi per concludere l'azione, si prova, c'è un airball da parte questa volta di Valentini che ha cercato di emulare Giacchè, in realtà non arriva neppure all'anello la palla, e quindi il pallone è recuperato dalla tramarossa Vicenza che torna a manovrare. Cernivani, la palla in angolo per Piccoli, poi Chiti si alza per il tiro, è corto, tentativo a 3 punti per Chiti che non va. C'è spazio per la formazione iesina che va a trovare un'altra tripla, e Giampieri questa volta che buca il canestro vicentino dalla grande distanza, e si torna sul 36 pari, quindi è stoppata la fuga di Vicenza, tentativo di fuga, la tramarossa si era portata sul più 6. Corral sotto misura per Piccoli, c'è un fallo sui danni, se ho ben interpretato, si è così in lunetta il lungo di Vicenza.
per cercare di riportare avanti i suoi. Si prepara Bastone, che prende il posto di Chiti. 1-0-7 da giocare nel corso del primo tempo. Siamo ormai prossimi alla pausa lunga di questo Trama Rossa Vicenza The Supporter Iesi, gara molto equilibrata. Piccoli a chilometro fermo, non c'è il primo, prova almeno a essere più fortunato e a realizzare il secondo tiro. C'è il secondo, quindi 1-2 per Piccoli e Trama Rossa Vicenza ancora avanti. Cambio ancora tra i Piccoli di Vicenza, fuori De Marchi, dentro Alfonso Zampogna. 37-36, più uno Trama Rossa che deve difendere questo ultimo giro di lancette. Giacchè, palla consegnata per Giampieri, poi è buona la difesa vicentina, molto mobile, riesce a recuperare palla, ma c'è un fallo su Cernivani commesso a metà campo, quindi pallone nuovamente nelle disponibilità di Vicenza, mentre è Valentini che torna su perché al posto di Magrini. Rimessa Vicenza, ricordo ancora, non c'è bonus nella parte di Vicenza, nella parte di Iesi. Cernivani, palla per Zampogna. Bastone, conclusione poi da parte di Cernivani che si spegne sul primo ferro. 33 secondi al termine, non può andare certo fino in fondo la supporter Iesi. Giro palla, irruenza da parte di Piccoli, palla deviata, rimessa in attacco per i giocatori ospiti. Con il time out, quando mancano 22 secondi e mezzo alla conclusione del primo tempo, Vicenza avanti di un punticino, 37-36 per la Trama Rossa Vicenza. Quindi si deciderà tutto evidentemente nel corso di un secondo tempo, vedremo se una delle due squadre riuscirà a rompere l'equilibrio. Vicenza, lo ricordo, la sua undicesima gara interna in questa regular season, solamente una sconfitta, quella con Cividale, complice un bruttissimo primo tempo, poi solamente vittorie, che motivo questo per cui la classifica è veramente straordinaria per la Trama Rossa Vicenza, con questo inatteso primo posto. Sono 10 punti di differenza tra le due squadre in classifica, come dicevo all'inizio di telecronaca, 28 Vicenza, 18 Iesi. Iesi peraltro pienamente in corsa per i playoff. Riprende il gioco con a questo punto in teoria con 22 secondi e mezzo, con la formazione marchigiana che può andare fino in fondo. Qualche esitazione sulla rimessa, aggressività da parte della difesa vicentina, conclusione tentata fuori da Giacchè, questa volta c'è l'errore, proprio contatto tra Giacchè e Zampogna, fischia solamente al secondo colpo l'arbitro per la rimessa, non sono tiri liberi ovviamente, rimessa Trama Rossa. Con 11 secondi alla pausa lunga, ultimi secondi eterni tra il time out e questa ennesima interruzione. Zampogna, palla sotto per Corral che cerca il colpo effetto e poi
la preghiera senza esiti per Iesi, che manda tutti gli spogliatoi sul 37-36 per la trama rossa Vicenza più uno per i biancorossi di Ciocca, alla fine di un primo tempo equilibrato. Vicenza aveva provato ad andarsene su più 6, ma una buona Iesi trascinata da un grandissimo Jacquet questa sera non ci sta, vuole rifarsi della sconfitta interna con Senigallia rimediata mercoledì nell'infrasettimanale, quindi se la vuole giocare fino alla fine. Per il momento ci fermiamo per il primo tempo tra Marosso Vicenza 37, Iesi supporter 36, e sentiamo fra qualche minuto per la diretta del secondo tempo. Mi fanno un quarto così, 5 ne ha fatte, 15, anzi più di 17, perché ne ha fatti altri due. Puoi fare un quarto così, però puoi fare un quarto così avanti. Via per manine là, mia mamma mi ricordo che era una micchietta per mia sorella che veniva là. Sempre le manine là. Via per manine là! Siete traio, via! Avanti casa! L'altra mette le sue mutandine! Che tempi allora! Beh, pensate cosa succede adesso. Questo è quello. Padre! Ma che filmarti di tutto lo che era consentito anche io.
italiani con quello che ho fatto, cioè, andavamo tra tutti, cioè, questo è guai. No, no, no. Capropitano, questo c'è magico, esatto, no. Oh. Ecco, lì, insistendo il discorso che dopo tanto tempo... Dopo se si va da soli... Più male accompagnati, non male accompagnati. Va da soli? Però si va da soli con... Anche 10, ma da soli, ecco l'area, hai capito? Quando che si aumenta la si da solo fare i danni, perché hai di fronte la donna che non vuoi, allora da bambino, da piccolino, mandano ancora il ciuccio in bocca, fermo lì, non spingerla. Una bimba a calcio, partendo dal giù in bocca, come no, avrai uno schiaffone, così impari alle bimbe. Le bimbe devono essere rispettate, loro possono far tutto lì, confronto a te che sei buono, possono spingerti, possono appiccicarti, possono portarti, ma tu non puoi, sei un uomo. E quando hai raggiunto l'età vai a fare il soldato. Una volta? Con cane. Una volta. Vedi, incomincia a 11, 12, 13 anni. Sì. La fatica del papà. Sì, perché c'è la mette dietro. Comunque dai. Ho capito, allora, quindi se non vinci, sei proprio sicuro del playoff. No, no, sei assolutamente. Però... Se capire se vanno in casa prima o dopo. Ah, questo è il tuo. Che se vengono e fanno tutto in casa. Sì, fanno le... Se casa, poi... Sì, c'è il 23 perché... Thank you.
Amici, amici, ben ritrovati da parte di Carlo Giuntini, nuovamente collegati con il Palagordone di Vicenza per il secondo tempo della sfida tra Tanarossa Vicenza e il Support Riesi, la settima della fase a orologio, penultima in teoria, poi sono i vari recuperi, chi ne ha più, chi ne ha meno. Gara equilibrata dopo i primi due quarti, con Vicenza avanti di una lunghezza 37 a 36 per effetto dei parziali. Primo quarto 23 a 22 per Vicenza, secondo quarto si è segnato poco, 14 pari, quindi se vogliamo Vicenza ha rotto l'equilibrio con il punticino del primo periodo, messo a segno in più rispetto agli avversari, ma partita tutta da decifrare con Iesi, questo dobbiamo dirlo, in partita è tutto trascinato da un Jack straordinario, specialmente nel corso del primo quarto, con 5 su 7 nei primi 10 minuti dall'arco. Vediamo i numeri quindi della gara per Vicenza: 6 Corral, 2 Bastone, 6 Piccoli, 2 Zampogna, 10 Cernivani, 4 Chiti, 7 Hidalgo, quindi Chiti al momento l'unico in doppia cifra per Tanarossa Vicenza. Abbiamo un 16 su 24, molto buono da 2. Certamente non buono invece
un campanello d'allarme da 0-7 dall'arco, 0-7 dall'arco per Vicenza in questo primo tempo, 5 su 7 i tiri liberi per Iesi, 6 Ferraro, 3 Giampieri, 7 Quarisa, 3 Magrini e 17 Zacchi, quindi fermo a 17. Non ha segnato alcun punto nel corso del secondo quarto, ma ne ha fatti tantissimi nel corso, in compenso nel corso del primo. 4 su 10 da 2, 8 su 21 da 3. Ha provato molto il tiro a tre punti la formazione marchigiana, che ora recupera il primo pallone, anzi no, perché ne ritorna in possesso Vicenza con Cernivani, quindi 4 su 10 da 2, 8 su 21 da 3 e 4 su 6 dal cronometro fermo dalla lunetta per la formazione iesina, che più che mai in partita è il primo possesso, però è di Vicenza che va a guadagnarsi i tiri liberi. Si porta in lunetta Nicola Bastone dopo 15 secondi di gioco nel corso del secondo tempo. Porto il primo. E buono secondo, quindi primo punto del secondo tempo realizzato da Bastone. Vicenza sul più 2, ma c'è l'attacco di Iesi per la tramarossa in campo, Zampogna, Cernivani, Corrali, Dalgo e Bastone, quindi praticamente ritorna il quintetto iniziale, lo starting five. Iesi in attacco con servizio sotto misura per Quarisa, che poi preferisce l'appoggio nei confronti di Jacquet, che però non è più preciso come nelle prime battute. Errore, Hidalgo cerca contatto, poi Corral lo scarico per Zampogna, va a operare il blocco per Zampogna, Corral e Alfonso Zampogna trova il primo canestro del secondo tempo. Vicenza che va sul più 4, 40-36. Pallo fischiato in attacco alla formazione iesina. Prima di riconoscere anche sul parcheggio giocatori ospiti, sicuramente Quarisa, Ferraro, Magrini, Giacchè e Valentini. Questo è il quintetto ospite schierato da coach Marcello Ghizzinardi in questo inizio di secondo tempo. Passaggio consegnato di Bastone per Cernivani, poi ancora Bastone che dall'arco si alza, mette la tripla del più 7, quindi parziale a favore di Vicenza 6-0 in questo inizio di secondo tempo. Non ancora segnato Iesi, ribalta al lato Valentini per Magrini, che però non trova la via del canestro, rimbalzo controllato facilmente da Vicenza. Bastone a centro area, si gira, non è fortunato, ha certo un canestro bellissimo da parte di Bastone, che ha appoggiato di sinistro la palla al ferro. E quindi è Iesi che si riporta avanti, ma c'è la difesa asfissiante di Vicenza, sollecitata a gran voce da Ciocca. Riesce a recuperare quindi la rimessa alla formazione ospite. Palla in posto per Quarisa, poi conclusione fuori e ritorna a fare male dalla grande distanza Iesi con Valentini questa volta. Poi è Corral, conclusione fuori misura, rimbalzo di Quarisa, palla servita nelle mani di Magrini che imposta l'azione. 43, non è stato ancora aggiornato il punteggio per la formazione ospite. Ora siamo sul un po' di ordine, siamo sul 43-39 per Vicenza più 4, con la tripla segnata da Iesi, Cernivani, conclusione in acrobazia, canestro con il giocatore dello Iesi che finisce a terra, ma Vicenza ne approfitta con questo canestro per riportarsi sul più 6, 45-39.
cambio Iesi fuori, Valentini dentro, Giampieri, parziale di 8-3 per la Trama Rossa Vicenza, questo inizio di secondo tempo, terzo periodo che dir si voglia, 6-49 alla conclusione della frazione, con la Trama Rossa che riprova a prendere in mano la partita, conclusione da fuori, errore da parte di Magrini, poi sul rimbalzo c'è un fallo fischiato ai danni di Quarisa. Rimessa quindi in zona d'attacco per gli ospiti, lato corto, 6-37 al termine. Giacchè penetra, non è fortunato, la conclusione è piuttosto telefonata, il ferro respinge la palla e sul capovolgimento del fronte viene fischiato un fallo antisportivo alla difesa Iesina. Hidalgo devastante, Hidalgo ha cercato la penetrazione, è fermato un antisportivo. E quindi sul 45-39 per Vicenza si più 6 si porta in lunetta Shaq Hidalgo, che va a sbagliare il primo tiro libero. Non realizza neppure il secondo, ma se comunque per effetto dell'antisportivo la palla consegnata a Vicenza per la rimessa. Per un attimo anche gli aggiornamenti degli altri campi, sono iniziate altre due gare alle 18:30. Conclusione da fuori, l'errore di Cernivani, poi ancora Cernivani, anzi no, preferisce Bastone che avanza, sbaglia la conclusione, poi ancora extra possesso Vicenza con Zampogna in angolo, libero per la conclusione, non c'è il canestro di Bastone che ha costruito un buon tiro, ora aveva spazio, non è fortunato, e quindi sul più 6 Vicenza, e ora Iesi in attacco. Con Magrini sul fondo, la palla è sotto per Quarisa, fallo di Hidalgo, inevitabile. Nei confronti di Quarisa che provava la conclusione a canestro e tiri liberi per il pivot marchigiano. Allora dicevo delle gare, la partita di Vicenza, quella che state seguendo tra Trama Rossa e Supporta Riesi, iniziata appunto alle 18, siamo al 5:34 la conclusione del terzo periodo, 45:39 per Vicenza con in lunetta Quarisa, poi buono primo tiro libero intanto per lui. Alle 18:30 sono iniziate le gare di San Vendemiano, quella tra San Vendemiano e Sutor Montegranaro, primo parziale 25 pari al 13° minuto, mentre Quarisa segna anche il secondo tiro libero, mentre a Padova più 2 del guerriero WP Padova nei confronti di Roseto, 30-28 al 15° minuto, siamo ancora nel primo tempo naturalmente. Errore al tiro di Vicenza con palla recuperata da Iesi. Rimessa assegnata a Vicenza, l'ultimo tocco da parte di Quarisa, e gli arbitri assegnano la rimessa a Vicenza, quindi recupera palla la difesa biancorossa. Hidalgo va fino in fondo, trova il canestro da sotto che riporta Vicenza su più 6, 47-41, quindi dicevo dell'esiguo vantaggio, quindi c'è un minuto del primo tempo tra Guerriero Padova e Roseto, più 2 Padova, 30-28, poi alle 19:30 in campo, mentre c'è una conclusione da fuori, errore da parte di Iesi, e recupero Trama Rossa con Hidalgo che serve la palla per Zampogna, poi Bastone centralmente,
deviazione Iesi sull'errore di bastone e rimessa tra Marossa e Vicenza. Alle 19.30 sarà la volta di Monfalcone Civitanova e Cividale Ancona, gare che chiudono il programma del sabato del girone C, mentre domani, domenica, in campo Mestre con Fabriano, Virtus Padova con Teramo, mentre seguo l'azione di Corral che non riesce a concludere da sotto. Dicevo Mestre Fabriano, Virtus Padova con Teramo. Da sotto ancora una conclusione errata, grazie anche alla difesa di Vicenza da parte di Magrini. E poi naturalmente Senigallia Giulianova chiude il programma della domenica sul capovolgimento di fronte, sulla recuperata ancora Hidalgo, mette due punti preziosissimi per la trama rossa Vicenza, che si porta sul più 8, 49 a 41, più 8 Vicenza, che prova lo scatto in questo inizio di secondo tempo. Parziale 12 a 5 per Vicenza, si è segnato molto poco per la verità. Time out. 3.55 alla conclusione della terza frazione. Tanto Hidalgo sale a quota 11, quindi anche lui in doppia cifra, come Cernivani che ne ha 12, due migliori marcatori di Vicenza. Mentre per la formazione ospite ancora Giacchè, 17 punti segnati però tutti nel corso del primo quarto, con 5 su 9 da 3. Nove per Guarisa al centro, si è fatto valere, ha messo dei punti importanti che permettono naturalmente a Iesi di essere ancora in partita. Si riprende il gioco con rimessa per la formazione marchigiana. Magrini palla sotto per Guarisa, poi Giampieri che la gioca su Giacchè, che prova la conclusione da tre punti, torna a segnare da tre Giacchè, come faceva nel corso del primo periodo, tripla per lui, 20 punti a tabellino e meno 5 Iesi. Consegnato Corral per Cernivani, fischio arbitrale, ravvisata una scorrettezza di Giampieri. Re 21 al termine, ancora 5 lunghezze da difendere per la trama rossa Vicenza. Cernivani per Corral, per linee esterne la trama rossa con Cernivani che si alza da 3 punti, la palla è sull'anello, il rimbalzo è di Guarisa che avvia l'azione dei suoi. Ferraro, palla in angolo per Giampieri. Lo scarico in angolo per Giacchè, questa volta non c'è la conclusione vincente. In due a rimbalzo per Vicenza, quasi a contendersi la palla, Corral e bastone che non fanno danni. Corral poi per Hidalgo. Corral la riceve, si prende il tiro da tre punti, l'errore. Era comunque la sua posizione. Rimbalzo Iesi con Giacchè, tutto fare, che porta palla. Ora palla per Giampieri, 5 secondi alla conclusione dell'azione. Guarisa, bel movimento sotto misura, c'è bastone, marcatura decisa, energica di bastone, che comunque concede rimessa ai marchigiani. Cambio Vicenza,
fuori Corrale e Cernivani, rientrano Piccoli e Chiti. Chiti e Piccoli per Corrale e Cernivani, per una ciocca che può contare su 9 giocatori, quindi panchina molto lunga per Vicenza, altro segreto di questo grande campionato. Hidalgo palla in angolo, la conclusione da parte di Chiti, l'errore, transizione offensiva per Iesi con il fallo ai danni di Cocco, che sbaglia la conclusione e viene sporcata. Intervento falloso sui danni. I liberi per Cocco. 49-44 più 5 Vicenza, 1-49 la conclusione del terzo periodo. Buono primo per Cocco. C'è l'importanza per Vicenza di poter vincere questa gara, che evidentemente permetterebbe ai giocatori biancorossi di guardare addirittura in un'ottica di terzo posto finale. Ma seguiamo lo svolgimento della partita, che è molto equilibrata. Cocco intanto sbaglia il secondo tiro libero, serie di finte da parte di Magrini, frazione di passi, palleggio per Cocco. Quindi palla persa in attacco dai giocatori esini, con Valentini dentro per Giacchè. Pericolo pubblico numero uno oggi per la difesa vicentina. I suoi 20 punti. 1-23 alla conclusione del terzo quarto. Bastone. Hidalgo, un'esitazione, riesce in qualche modo a tenere la palla, la finta di Hidalgo con i suoi movimenti bellissimi, poi l'errore al tiro di Zampogna, palla recuperata dalla difesa ospite, riceve Valentini, a centro per Cocco, consegnato per Magrini, palla sporcata dalla difesa vicentina che recupera, se ne va via in velocità Chiti, servizio sotto misura per Bastone che subisce fallo. Sanguinosa la palla persa da parte di Iesi, che ha concesso il contropiede a Vicenza con addirittura un fallo sul Bastone, che si porta quindi in lunetta con i tiri liberi e fuori primo. Si resta sul 49-45. Più 4 Vicenza, ora più 5 perché Bastone mette il secondo. Subito molto aggressivo sul portatore di palla Zampogna. Raddoppio a metà campo. Poi Giampieri fa ragionare i suoi. Altra palla recuperata dalla difesa vicentina che si lancia in contropiede. Hidalgo segna il canestro del più 7 Tramarossa, 52-45. 17 secondi al termine. Nove secondi alla conclusione. Scorre il cronometro. Vediamo cosa fa la formazione iesina. Non c'è bonus per Vicenza, per Iesi sì, in attacco c'è Iesi, quindi c'è solamente la rimessa. 4 secondi da giocare con Iesi, che però ha segnato pochissimo in questo terzo quarto, appena 9 punti, troppo poco. D'altra parte si conferma la proverbiale difesa vicentina, che veramente concede pochissimo. C'è un canestro in acrobazia da parte di Magrini, che va a protestare per un fallo presunto sui danni. Sta di fatto che Iesi con questo canestro a corsa rosicchia qualche punto, si porta sul meno 5, si chiude sul 52-47 per Vicenza, per la Tramarossa più 5. Il terzo periodo, quindi un 15 a
11 di parziale. Vediamo se è vero un attimo la statistica, se si riapre la statistica per andare a vedere qualche cifra interessante. Mentre c'è il più 4 di San Vendemiano su Montegranaro, 35-31 al 18esimo, mentre più 3 di Roseto che passa avanti a Padova, 41-38 sulla UBP. Si sta andando verso la conclusione dei primi tempi in queste due gare, iniziate alle 18.30. In attesa di riprendere il gioco, sì, riconfermo 15-11 per Vicenza il parziale del terzo periodo, più 5 per la trama rossa, 52-47 con Hidalgo che è diventato il miglior marcatore della formazione vicentina con 13 punti contro i 12 di Cernivani. Tira sempre molto bene la 2 la trama rossa, 21-35. E sicuramente non altrettanto bene la 3, 1-14 appena. Ma al momento questo basta per aver ragione di Iesi, anche se poi c'è ancora tutto l'ultimo quarto, importantissimo. Per la formazione ospite Giacche 20 punti, 9 Quarisa, che insegue quindi a grande distanza. Con 5-14 da 2, 10-29 da 3 per la formazione avversaria. Pronti per l'ultimo periodo di questa ultima gara interna della regular season per la trama rossa Vicenza, che ha giocato moltissimo tra le mura amiche in questo periodo marzo-aprile. Il rovescio della medaglia è che dovrà affrontare le ultime tre partite in trasferta. Tre trasferte difficilissime, tutto gonfiato in 5 giorni dal 29 aprile al 4 maggio con Roseto, Giulianova e Fabriano all'ordine. Un finale, un tour de force veramente, un finale difficilissimo. Un canestro da parte di Coco che accorcia ulteriormente le distanze. Un finale difficilissimo per Vicenza, che saluta i pochi tifosi, la poca gente per meglio dire, mentre Hidalgo fulmina il canestro avversario con la tripla. No, viene dato da 2 in realtà, mi sembrava che fosse da 3, viene dato da 2 il canestro di Sciacchi Hidalgo. Quindi Vicenza che saluta il proprio parquet in attesa di riprendere possesso in vista dei playoff 16 maggio, con molto probabilmente gara 1 e gara 2 da giocare proprio qui alla Palagoldoni. Intanto sul 54-49 riesce Zacchè a eludere per un attimo la difesa vicentina, poi Zampogna si mette un braccio concedendo la rimessa ai giocatori avversari. Rimessa effettuata a beneficio di Ferraro che pasticcia e come un avvoltoio un falco Hidalgo non se la fa dire due volte, sono le sue azioni queste, gli ruba la palla e va a segnare altri due punti importantissimi Sciacchi Hidalgo per Vicenza. Poi sul capovolgimento di fronte, errore al tiro da fuori, rimbalzo di Petracca, gioco sotto per Piccoli che usa benissimo il corpo con un giro dorsale, pezzo di bravura da parte di Marcello Piccoli che con una finta riesce a girarsi, a eludere l'intervento dell'avversario, a mettere due punti importanti che portano Vicenza sul più 9, 58-49. Marcello Ghizzinardi chiama il time out. Marcello Ghizzinardi, tecnico di Vaglia, abbiamo incrociato con Vicenza nella stagione 2015-16 quando era sulla panchina dell'Urania Milano. Poi per lui naturalmente anche l'esperienza a Omegna, quindi panchina è sempre molto importante, è quella di Iesi, io considero una panchina molto importante, la panchina di una società che dal 97 al 2019 ha giocato 22 anni in Serie A tra 1 e 2, quindi dei trascorsi anche recenti veramente gloriosi. Con giocatori importantissimi
come Gigena, Maggioli e altri che hanno vestito questa maglia e hanno regalato alla città di Iesi una grande squadra di pallacanestro. C'è un po' di crisi, evidentemente capita, ci sono i cicli. Mentre va fino in fondo Magrini. Che serve il pallone nelle mani di Giampieri, che va a realizzare il canestro del meno 7 per Iesi. Ancora Piccoli, di sinistro da sotto, altro pezzo di bravura da parte di Piccoli che riesce a beffare la difesa avversaria col movimento di gambe e a trovare altri due punti personali con un grande raddoppio da parte di Vicenza, con Hidalgo e Zampogna che costringono all'infrazione di passi Zecche, e qui ce l'ha recuperato da parte di Vicenza con la rimessa che sta per essere effettuata proprio da Hidalgo. Titi in palleggio per Zampogna, anzi no, preferisce proseguire la fine in fondo. Titi fa benissimo perché penetra nel cuore della difesa avversaria e trova altri due punti mettendo la palla sul fondo della retina dopo averla spinta sul tabellone. 62-51, attenzione perché la Tramarossa sta allungando. Un'infrazione di piede fischiata a Hidalgo, rimessa a Iesi. Attenzione perché Vicenza sta allungando decisamente in questo inizio di ultimo quarto, sta facendo la differenza con Hidalgo, Piccoli, Chiti, il quintetto vicentino sul più 11. Vantaggio importante ma non ancora certamente sufficiente. Rimbalzo sull'errore da parte di Giampieri, da parte di Marcello Piccoli. Zampogna fuori, ci prova Piccoli in transagonistica, tentativo da tre punti, errore, rimbalzo di Valentini, ma va bene così comunque, va bene lo stesso. Giampieri la serve nelle mani di Giacchè. Ancora Giacchè che va fino in fondo, trova il canestro, 22 punti per lui. Ma ha avuto tantissimo da questo giocatore Iesi questa sera, ma mi permetto di dire un po' troppo poco a livello realizzativo da parte del resto della squadra, del roster. E questa è la differenza. Molto più distribuiti, meglio distribuiti i punti della Tramarossa Vicenza. Come d'altra parte spesso avviene. Cambio Tramarossa, intanto rientra Cennivani per Hidalgo. E rimessa in attacco il lato corto per i biancorossi con 6-0-8 da giocare nel corso di questo ultimo quarto. Zampogna si incarica della rimessa. Fa vedere, riceve Petracca, la palla in angolo per il tentativo da tre punti, l'errore da parte di Rafael Chiti. Più 9 Vicenza, 62-53 per la Tramarossa, 6-2-5-3. Giampieri, palla al centro, ancora Giampieri, conclusione Svilenka, tentativo dalla grande distanza che non va. Zampogna in palleggio, arresto tiro da parte di Cernivani e canestro di Stefano Cernivani che riporta Vicenza sul più 11. 5-22 al termine. Deviazione da parte dei Piccoli, dicono gli arbitri, per la rimessa a favore di Iesi. Piccoli non è molto d'accordo. Altro cambio Vicenza. Corral per Piccoli, capitano nuovamente sul parquet.
riprende a scorrere il cronometro con Valentini. Guarisa spalle a canestro, triplicato, c'è un fallo però. Ancora grandissima intensità difensiva da parte di Vicenza. Vicenza, con Vicenza difficilissimo superare i 70 punti, certe volte anche i 65. E va dato atto alla difesa vicentina, alla formazione biancorossa, grande dedizione e sacrificio, mentre c'è Guarisa che realizza da sotto. Zampogna la finta di Cernivani, poi Corral ci prova dall'arco per mettere la ciliegina sulla torta, ma commette l'errore. Palla recuperata dalla retroguardia marchigiana. Ferraro, palla sotto per Guarisa, ma è veramente arcigna la difesa berica che ancora una volta riesce a recuperare il pallone. Con il giocatore di Iesi che rimane per un attimo a terra, si rialza prontamente. Si tratta di Giampieri, ovviamente niente di grave per lui, con quindi il possesso tra Marossa, proprio Giampieri va a sedere in panchina, al suo posto c'è Magrini. Zampogna imposta per Vicenza, va fino in fondo, non è premiato dal ferro che gli respinge il pallone. Iesi ora che prova a sparare le ultime cartucce per restare in partita, 3.59 al termine, 64-64 Vicenza, 55-55 Iesi, partita in mano alla trama rossa, ma ci sono ancora questi 4 minuti. Trama rossa avvicina alla decima vittoria interna in questo campionato su 11 gare disputate. E classifica sempre più bella. Corral, canestro su servizio di Cernivani. Rientra il capitano e si fa sentire. 66-5-5 più 11, 3-18 per le speranze di Iesi. Con Valentini, la palla in angolo. Ma ancora una volta la fisicità della difesa vicentina la meglio e costringe Magrini all'errore. Magrini riesce appena appena a appoggiare la palla addirittura al sostegno del canestro. Quindi ancora Vicenza ora a giocare con il cronometro, non può fare altro la formazione biancorossa. Si prova dall'arco, conclusione fuori misura da parte di Petracca, a rimbalzo c'è Corral ma non trova il canestro, poi c'è la stoppata da parte di Corral nei confronti di Guarisa, con i giocatori di Iesi che chiedono la convalida del canestro, con pallone in probabile parabola discendente. Vediamo la decisione degli arbitri. Niente, non viene dato buono il canestro. Ci sono però i tiri liberi per la formazione ospite, con il centro Guarisa che va in lunetta. ...2.41 da giocare, 66-55, 6-6-5-5, ora 5-6 più 10 Vicenza. È fuori secondo, facile rimbalzo di Corral, palla servita a Zampogna che imposta,
Pernivani. Ancora Diego Corralla. Errore tiro da parte di Cernivani, palla recuperata dai giocatori ospiti con Magrini. Conclusione da fuori, solamente Ferro per lui. Recupero di Vicenza che a questo punto è vicinissima alla 15ª vittoria stagionale. 30 punti classifica, primo posto. E ripeto, ultima partita interna della regular season. Poi sono solo trasferte con i recuperi di Rosetto e Fabriano, poi la trasferta di Giulianova, quindi dal 29 aprile al 4 maggio tutto un fiato, tre gare in 5 giorni per chiudere una stagione regolare comunque eccellente, comunque vadano le cose. Cannivani, palla per Petracca che trova il canestro sulla sirena dei 24. Vi sono anche segnali questi, ovviamente. Ferraro in campo per poco, per questi ultimi scampoli, meno di due giri di lancette alla conclusione della partita. Con Iesi che ha segnato appena 20 punti in questo secondo tempo contro 36 del primo. Più regolare Vicenza. Altro tiro sbagliato per la formazione ospite. Recupero Vicenza. Zampogna, la partita ormai è comunque è in ghiaccio per la formazione vicentina. In ritmo, in fiducia, già dalle primissime battute del secondo tempo. Palla sotto per Corralla, contratto forse fallosamente. Gli arbitri non fischiano niente, ma non è un problema. Rimessa Iesi. E ancora una volta l'unità di intenti da parte della Tramarossa di Vicenza, i suoi giocatori, la coralità di questa squadra hanno dato risultato. Altro fieno in cascina per Vicenza, che ha trovato anche questa sera ottime, preziose e presevoli soluzioni offensive. Non particolarmente prolifica magari, ma grande in difesa la Tramarossa. 55 secondi al termine. Magrini appoggia la palla al tabellone, poi fondo la retina, canestro del meno 10 Iesi. Però mancano solamente 46 secondi al termine. Serie di contatti, non fischiano niente gli arbitri. Zampogna, il tempo passa. Si trova Zampogna da fuori, c'è un errore, ma il fallo sul tentativo da tre punti consente al playmaker biancorosso di portarsi in lunetta con i tre tiri liberi. Sigillo alla gara, devo dire. Non riesco a capire cosa sta succedendo in campo, credo sia tutto pronto per i tre personali di Alfonso Zampogna. Fuori misura il primo, ma la cosa non avrà alcun peso ai fini del risultato. La Tramarossa Vicenza vince la gara, mantiene il comando della classifica
a 3 giornate dalla fine della fase orologio e soprattutto ottiene questa 15esima vittoria in campionato, 11esima in casa. Uno su tre per Zampogna, porta palla Ancona, scusatemi Iesi, perdon, ero rimasto fermo a sabato scorso, chiedo scusa, Iesi, probabilmente non attaccano, decide di non attaccare la squadra avversaria, anzi no, Magrini prova un ultimo tiro che non c'è, rimbalzo di Petrarca e adesso è veramente finita. Termina 69-58, 6-9, 5-8 più 11 per Tramarossa Vicenza nei confronti della supporter Iesi, più 11 per play, classico, consueto, a fine gara tra le due squadre con la formazione vicentina, quindi che fa solo questi due punti. È davvero... A questo punto è sempre più probabile un piazzamento fra le prime tre posizioni alla fine della regular season di questo girone C del campionato di Serie B. 69-58 quindi per la Tramarossa Vicenza che dopo un primo tempo equilibrato, chiuso avanti di un punto, 37-36, prende il sopravvento nella ripresa, fa la differenza, fa pesare i suoi 10 punti di vantaggio in classifica nei confronti comunque di una discreta Iesi, è troppo giacché dipendente, avrebbe avuto bisogno naturalmente la squadra marchigiana di punti da parte di altre bocche da fuoco, così non è stato, quindi questo squilibrio nei punteggi fa sì che è motivo per cui, uno dei tanti motivi per cui sia la Tramarossa ad averla meglio e Iesi a tornare senza punti a casa dopo questa ennesima trasferta. Parziale al secondo tempo è di 32-22 per la Tramarossa Vicenza, 15-11 terzo quarto, 17-11 il quarto periodo. Quindi sì, esatto, 32-22 fa la differenza nel corso del secondo tempo la formazione vicentina. Vediamo il tabellino prima di chiudere. Bastone 7, Petrarca 2, Cernivani 14, Zampogna 5, Coral 8, Piccoli 10, Chiti 6, Hidalgo 17. Quindi Hidalgo miglior marcatore con 17 punti davanti a Cernivani 14 e Piccoli 10, tre uomini in doppia cifra per la Tramarossa Vicenza che chiude con un ottimo 29 su 47 da 2, 1 su 18 da 3 punti e 8 su 16 dalla lunetta, mentre per Iesi 6 Ferraro, 5 Giampieri, 10 Magrini, 12 Queresa, 22 Giacchè, di cui 17 nel primo quarto e 3 Coco con 10 su 25 da 2, 10 su 34 dall'arco e 8 su 12 ai tiri liberi. Vittoria quindi per la Tramarossa Vicenza che chiude la sua esperienza per la regular season qui alla Pala Goldoni con questo ennesimo successo e l'appuntamento per Vicenza in casa per i playoff a partire dal 16 maggio. Grazie a tutti da parte di Riccardo Giuntini per l'attenzione, per averci seguito. Buonasera e a presto.